Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel Territorio. Oggi incontriamo il colonnello Dario Guarino, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Belluno. Grazie comandante per l'ospitalità. Grazie a voi. Tanti temi, tanti gli argomenti da affrontare assieme. Cominciamo parlando della stagione invernale. Siamo ormai entrati in pieno nella stagione invernale 2022-2023 e quindi qual è anche l'attività che svolgete come Guardia di Finanza per la sicurezza, per il controllo in questo ambito? Sì, insomma, la Guardia di Finanza a Belluno è strutturata anche su due stazioni SAGFA di soccorso alpino, che sono a Cortina e sono a Oronzo di Cadore. Chiaramente con l'avvio della stagione invernale i militari saranno impegnati sia sulle piste, perché dove purtroppo ogni tanto si registrano degli incidenti, e saranno impegnati anche logicamente se l'eventuale concorso nelle ricerche di persone che magari vanno a fare le passeggiate e poi non riescono magari a trovare la strada del ritorno a causa delle condizioni atmosferiche o perché magari perdono l'orientamento. E quindi insomma siamo impegnati in questo settore, e bisogna registrare che fino adesso la stazione di Cortina e di Oronzo hanno già fatto circa 170 interventi dall'inizio dell'anno, quindi insomma il numero è abbastanza significativo anche perché le nostre montagne insomma sono particolarmente gettonate dopo quanto ha rappresentato anche l'emergenza pandemica. Dopo la pandemia devo dire che insomma per fortuna si è registrato un incremento nella presenza dei turisti sul territorio, anche se bisogna registrare che molti di questi turisti non sono magari esperti, né esperti sciatori né esperti alpinisti, e quindi c'è anche un incremento di incidenti, e quindi insomma la nostra presenza è molto importante in questo ecco settore. Ricordiamo personale specificatamente formato a ciò. Personale che è specificamente formato, quindi sono dei veri e propri professionisti che fanno solo quello e sono addestrati per far quello. Ecco, rimanendo sempre in ambito del mondo del turismo, molto gettonate ovviamente per la parte alta, soprattutto della provincia di Belluno, sono per esempio le seconde case. C'era stata un'operazione in passato che vi aveva visto coinvolti naturalmente per stanare i cosiddetti furbetti dell'IMU, li avevamo chiamati così. Ci può dare un aggiornamento da questo punto di vista? Sì, devo dire che il nostro operato continua, sempre la tenenza di Oronzo di Cadore che sta continuando a fare questi controlli, che hanno riguardato non soltanto il comune di Oronzo di Cadore ma anche il comune di Santo Stefano di Cadore, e devo dire insomma che abbiamo fatto circa una cinquantina di interventi e abbiamo insomma accertato un IMU evasa per 80.000 euro all'incirca, quindi insomma sono numeri importanti. Sono fondi anche che ritornano al territorio, quindi? Sono fondi che tornano al territorio, perché si tratta di IMU, quindi l'imposta è comunale, per cui insomma infatti noi operiamo molto spesso in stretta sinergia con i comuni che richiedono il nostro intervento. Ecco, colonnello, qual è la tipologia di reato più diffusa comunque in provincia di Belluno? Devo dire che insomma Belluno, la maggior parte insomma dei contribuenti sono contribuenti virtuosi, è una provincia insomma che si caratterizza per la laboriosità. È chiaro che insomma essendo noi siamo una polizia insomma sia di prevenzione che di repressione, i reati fiscali maggiori che hanno una maggiore incidenza nel territorio sono quelli relativi all'omessa dichiarazione e quindi insomma al calcolo dell'imposta evasa, che quando supera insomma certi limiti scatta il reato. Insomma, vi è anche da registrare l'utilizzo e l'emissione di fatture false, un percentuale insomma un po' più bassa. Ecco, però anche su questo fronte insomma i dati sono eloquenti. Sì, anche in questo fronte i dati sono eloquenti, anche quest'anno insomma registreremo un incremento rispetto all'anno che è appena terminato, ma molto probabilmente anche insomma si spiega con il fatto che insomma che dopo la pandemia si è un po' tornati alla normalità, e quindi chiaramente certi settori, certi
certi comportamenti dei contribuenti, insomma, sono ritornati, insomma, con tutte le loro caratteristiche e sfaccettature. Abbiamo registrato anche un incremento nel settore del sommerso di lavoro e anche qui, insomma, abbiamo fatto i nostri controlli chiaramente e abbiamo c'è un incremento rispetto all'anno scorso. C'è circa una trentina di lavoratori, tra lavoratori in nero e lavoratori irregolari. Sono numeri che sono chiaramente fisiologici, quindi non sono ancora numeri allarmanti. Ecco, c'è anche una concentrazione a livello provinciale proprio per quest'ultimo aspetto? Ma una concentrazione che poi è dovuta anche un po', penso, anche al discorso della densità abitativa, per cui insomma chiaramente una maggiore incidenza si registra nella città di Belluno. Tra l'altro dobbiamo tener conto, colonnello, del momento storico attuale caratterizzato dall'inflazione, dai rincari, dalla crisi energetica, quindi comunque famiglie e imprese sono attanagliate. Come si inserisce anche il ragionamento su questo contesto? Beh, devo dire che noi come Polizia Economica e Finanziaria siamo in prima linea sulla tutela dei contribuenti onesti e chiaramente noi facciamo i nostri controlli sia per registrare eventuali aumenti di prezzi che non sono giustificati dalla normale concorrenza e devo dire che nei nostri controlli anche sono anche una sorta di prevenzione per evitare che molto spesso vi siano i cosiddetti furbetti che quindi approfittino della buona fede del contribuente. Però anche in qui, insomma, nella provincia di Belluno devo dire che i nostri controlli non hanno fatto emergere situazioni particolari, per cui insomma mi sentirei di tranquillizzare. Ci rassicuriamo, insomma, da questo punto di vista. Colonnello, ovviamente la Guardia di Finanza concorre anche all'ordine e alla sicurezza pubblica. Sì, chiaramente noi siamo insieme alle altre forze di polizia, i carabinieri appunto e la polizia, noi concorriamo all'ordine e alla sicurezza pubblica, siamo presenti sul territorio con le nostre pattuglie, col 117, e siamo presenti in tutto l'arco orario, quindi con pattuglie per tutta la giornata, quindi H24 chiaramente in tutta la provincia, con tutte le difficoltà che ci sono, perché è una provincia molto, molto vasta, però insomma facciamo il nostro lavoro e devo dire che lavoriamo in piena armonia con le altre forze. Con le altre forze di polizia. Senta, guardando avanti, guardando al 2026, naturalmente il grande obiettivo all'orizzonte della nostra provincia è quello delle Olimpiadi invernali. Come anche la vostra realtà è coinvolta su questa tematica? Beh, devo dire che anche qui noi siamo pienamente coinvolti in questo evento, insomma, che interesserà la nostra provincia. Chiaramente insomma è un evento che, oltre a essere un evento sportivo, che chiaramente porterà pubblico, porterà soldi, quindi darà sicuramente una mano all'economia della provincia, noi ci dobbiamo un po' preoccupare che appunto sia un evento che sia soltanto un evento sportivo e che porti soltanto del bene alla collettività. Noi siamo attenti a che non vi siano infiltrazioni, inquinamento dell'economia legale già fin da ora. Di concerto sotto il coordinamento della prefettura e di concerto con le altre forze di polizia stiamo monitorando insomma un po' le realtà economiche affinché insomma non vi siano infiltrazioni particolari. Poi chiaramente quando cominceranno gli appalti che non sono ancora cominciati per i lavori infrastrutturali, è chiaro che un occhio di riguardo sarà rivolto verso i cantieri, perché anche lì vi siano insomma tutte le persone in regola e non vi siano insomma inserimenti di imprese che magari non rispettano le regole. Perché un evento, un appuntamento così importante, insomma, potrebbe in qualche modo risvegliare degli appetiti, chiamiamoli. Sì, insomma, purtroppo insomma sappiamo che dove ci sono soldi è sempre bene tenere un po' le antenne dritte. Questo non soltanto da parte naturalmente delle forze di polizia, ma io credo che è una cosa che interessi un po' tutte le istituzioni, che debbono essere un po' coinvolte a 360 gradi per fare in modo che
che non vi siano, ecco, infiltrazioni strane. C'è una sinergia anche con le associazioni di categoria sotto questo fronte? Assolutamente, assolutamente. Come dicevo, ma non è soltanto una cosa che riguarda le forze di polizia, ma deve riguardare tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, ma anche lo stesso cittadino, insomma, se magari si accorge di qualche presenza, insomma, strana nel territorio, deve segnalare, deve fare, insomma, ognuno deve fare il proprio dovere, credo. Ecco, uno dei settori sicuramente importanti per il territorio bellunese è quello dell'edilizia. Sappiamo anche le recenti misure che erano state introdotte a livello nazionale, mi riferisco naturalmente al super bonus per cercare di dare nuovo slancio a questo comparto, dopo ovviamente le difficoltà dettate dall'emergenza pandemica. Era stato siglato anche a livello regionale un particolare accordo che vedeva coinvolta la Guardia di Finanza proprio per questo fronte. Che cosa ci può dire quindi sulla provincia di Belluno? Beh, devo dire che sulla provincia di Belluno noi abbiamo fatto i nostri controlli preventivi, chiaramente attraverso anche l'utilizzo delle nostre banche dati. Non abbiamo rilevato situazioni, insomma, particolari in questo settore. Devo dire che, insomma, che i bellunesi sono stati onesti, insomma, per cui non abbiamo registrato né criticità, né violazioni, né utilizzi indebiti di crediti d'imposta. Questo ovviamente nasce anche forse dallo sviluppo comunque di una cultura della legalità che deve partire fin da giovani, e voi siete impegnati con le scuole. Assolutamente, assolutamente. Noi siamo pienamente convinti del fatto che la cultura della legalità vada coltivata, soprattutto nei ragazzi, nei giovani, perché bisogna capire che la legalità è un argomento che riguarda tutti, non è soltanto un qualcosa di pertinenza delle forze di polizia, noi dobbiamo fare il nostro, ma quando le forze di polizia intervengono credo che sia un po' la sconfitta di tutti, nel senso che quando noi interveniamo è per reprimere un qualcosa che magari con un comportamento diverso da parte della collettività si sarebbe anche potuto evitare. Per questo che la nostra presenza nelle scuole, che insomma speriamo di riprendere dall'anno prossimo, è un qualcosa che ci tocca particolarmente, e quindi riprenderemo a fare i nostri giri nelle scuole, perché bisogna far capire ai ragazzi che l'evasione, insomma, riguarda tutti quanti, ognuno di noi, perché poi chi evade danneggia la collettività. Ecco, diciamo, sempre più utilizzato è anche lo strumento digitale, lo strumento tecnologico, che in particolar modo, adesso abbiamo citato i giovani, ma se pensiamo alla popolazione anziana può essere talvolta fonte anche di raggiri, può essere talvolta fonte di truffe. Sul fronte appunto delle truffe online, quali le evidenze? Beh, in questo settore devo dire che non abbiamo registrato almeno segnalazioni particolari né direttamente né attraverso il nostro numero di pubblica utilità, che è il 117, quindi non abbiamo evidenze. Questo non voglio dire che non ci sono, ma magari, insomma, è di pertinenza magari di altre forze di polizia che hanno magari una sensibilità diversa. Comunque il campanello d'allarme, insomma, bisogna sempre mantenere alta l'attenzione su questo fronte. E lei mi ha consegnato, colonnello, io la ringrazio, lo condivido con i nostri telespettatori che ci stanno guardando in questo momento per concludere questa piacevole intervista, il calendario vostro, tradizionale calendario del 2023. Il calendario, insomma, è una consuetudine che si ripete tutti gli anni, anche quest'anno, insomma, ogni anno c'è un tema che tocca, insomma, i nostri calendari. Quest'anno il tema è il Made in Italy, la tutela del Made in Italy, quindi il contrasto verso tutte le forme di contraffazioni che possano inficiare un po', insomma, l'immagine del Made in Italy. E anche quest'anno nel nostro calendario abbiamo registrato anche, insomma, l'apporto di un personaggio di rilievo, qual è appunto Giorgio Armani, insomma, che è uno stilista affermato che tutti quanti conoscono. E anche sulla contraffazione, chiaramente, il comportamento del cittadino, insomma, anche qua deve essere, insomma,
importante perché è il nostro comportamento che poi alimenta, no, il commercio del falso e tutta la filiera del falso. E quindi, insomma, penso che sia una cosa che riguardi un po' tutti, che la tutela del Made in Italy, insomma, è un brand che deve essere assolutamente tutelato e salvaguardato. Allora, tenendo fra le mani quindi questo oggetto, che è un vero e proprio oggetto da collezione, io la ringrazio, colonnello, per il tempo che ci ha dedicato. Naturalmente le auguro buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.